E quella era l'intenzione. Sì. Poi mano a mano che si faceva, si andava avanti con i chilometri, ero lì che cercavo di stare di fianco alle due nostre punte. Sì. E mi sentivo discretamente sempre meglio ogni giro. A un certo punto, gli ultimi due giri, la gamba rispondeva ancora. Sì. Allora ho detto alle ragazze di dare tutto quello che avevano per chiudere sulla fuga avanti, che era giusto per tutti i sacrifici che ho fatto in questo inverno, io personalmente, ma tutta la squadra, dal direttore sportivo Pegoraro, dal presidente della piccola e da tutte le mie compagne, era giusto avere un risultato. Sì. Arrivare anche nella prova di Coppa di Cittiglio, che sinceramente avevo messo una X, ma poi questo virus del San Salvador mi aveva un po' scoraggiato, penso sia... Sì, poi tra l'altro qui un italiano non arrivava sul podio da un po' di tempo, perché se non sbaglio le ultime quattro edizioni, tutte straniere. È un po' anche un tuo ritorno ad altissimi livelli, non che sì, c'erano poche... poche tante persone che remavano contro di me, che credevano che la mia carriera fosse finita, invece questa squadra non si fanno, no, le persone lo sanno, invece questa squadra è stata fatta per dimostrare che ogni atleta della Cipollini può fare un grandissimo risultato. Oggi è toccato a me, due settimane fa è toccato alla Bastianelli, dunque il nostro obiettivo è cercare di far vincere tutta la squadra. Questo è un ritorno e l'unica cosa che posso dire, non finisce qui. La Cipollini a ogni gara dimostrerà di essere una grande squadra. Tatiana, quanto conta questo piazzamento in chiave olimpica? Grandissima, te sì, un fulmine di guerra, grazie. Come intende quindi dare inizio alle premiazioni che chiuderanno questa giornata? Intanto ci sono altre atlete in zona traguardo, altre atlete devono portare a termine la propria partecipazione, la propria predovita. Hai visto? Dio caro. In chiave olimpica penso sia un grande risultato, sia importante sia per la nazionale, soprattutto per la squadra, per me personalmente, che mi dà morale, per le ragazze che ci credono, e dunque ci vedremo domenica prossima al Fiandre.